E Zemu! E oggi siamo su Toe the Moon, parte 7 cioè, parte 8. 8, parte 8. Perfetto. Cioè, l'ultima volta quando, dopo aver capito che sostanzialmente non possiamo accedere ai ricordi della fanciullezza di Johnny, perché a causa di beta bloccanti che gli hanno somministrato non è possibile... Dall'infanzia, sì, esattamente. Esatto, non è possibile accedere ai suoi ricordi più remoti. Abbiamo scoperto che il recettore migliore per svegliare i ricordi di una persona è quello olfattivo. Sì, c'è il fattivo, esattamente. C'è il fattivo. Sì. Abbiamo sì. Quindi siamo andati quindi a recuperare lo scoiattolo morto, quello dell'inizio del gioco che abbiamo investito. Investito, esattamente. E per adesso, fargli ricordare, perché anche loro ai tempi avevano trovato uno scoiattolo morto, per provare a fargli a risvegliare i ricordi. Quindi mi scappa fortissimo. Non ho capito se gli scappa. Esatto. Vabbè, lui va via. Esattamente. Ma cosa? Così a caso. Allora, siamo qui comunque, siamo con qui. Lo scoiattolo morto, che confusione. Lo scoiattolo ha bruciato tutto. Siamo qui cercando di raccogliere lo scoiattolo. Cosa fa? Sta cercando un sacchetto tipo dove mettere lo scoiattolino. Eccolo lì. Va là. Contenitore sigillato, perfetto. Perfetto. Allora, ok, vai. Prendi l'animale morto. Prendi l'animale morto, grazie. Ugg. Perché lo... cioè... preso l'odore? Ah, ha preso l'odore. Va bene. Ha preso l'odore. Basta. Va bene. Non lo so. Va bene. D'accordo. Abbiamo raccolto l'odore. L'odore dello abbiamo raccolto, signore e signori. C'è una nuova applicazione. Te la ricordi il di Google quando hanno fatto il primo d'aprile, il pesce d'aprile, Google? Sì. Tipo 3 anni fa. E avevano fatto Google Olezzo. No. Non me e ricordo. Ti chiedeva praticamente di avvicinarti allo che schermo brutto. E annusare. Che brutto. Era bellissimo. Hai preso l'animale? Sì, ho fatto tutto. Bene, lui va a preparare tutto. Vai. Dove stai andando? Devi cosa? Devo andare a trovare il mio animaletto elettronico. C'ha il Tamagotchi. Cosa? Ho dimenticato di da mangiare. Ho dimenticato il Tamagotchi davvero. Ma cosa fa? Vabbè, stanno semplicemente a fare i suoi bisogni, beh, solo sì. Che si vergogna a dirlo, ma non capisco il perché. Dice, ma perché bisogna, non hanno un bagno fare una in quella tappatina. Casa? È vero che si sono. Non hanno un bagno in quella casa, oddio. Scusa. Ma forse non deve andare a fare... non ho capito io cosa va a fare, vai a fare lo stesso. L'importante è andare da Johnny adesso con il odore. Fai la domanda, sembra un po' stupida, scusi, avete un bagno in casa? No. Aspetta, eccoci. Noi pisciamo a fare. Ok, lui manderà il segnale. Il contenito... ok. Ci siamo. Siamo tutti qua. Lui ha finito di fare quello che doveva fare. Sì, sono sigillati. Sì, in effetti. Ok. Adesso che le condizioni di Johnny stanno deteriorando molto. Sì, lo sappiamo che è morente. Sì, adesso lo so, vabbè. Ci pensiamo a noi. Potrebbe essere l'ultima chance. Va bene, ci pensiamo bene, a noi, tranquilli. Dai. Pronti? Sì. Sono carichi? Vai. Connesso? Linkato? Dentro. Linkato. Yes. Adesso ci manca solo l'odore. Atto 3. Fanno brillare la luce agli altri. Agli altri fari e a me. Ok. Allora, quindi adesso loro dall'esterno, penso, dovranno stimolare l'olfatto di Johnny. Per quanto lui sia un po' mezzo in coma, comunque okay. L'olfatto continua ad esserci. Forza allora, vediamo un po'. Andiamo. Cioè, tutti subito. Non c'è problema. Andiamo. Qual è il giusto, problema? Il pallone, la ricordo. Da sbloccare. Vai. Cosa fa? Cosa? Non so cosa sta succedendo. Niente hacker? Niente hacker, no, dai. Ci speravo. No, ci sperava, Tromon. Che succede? Eccoci qua. Limbo, dove sono? Sono sempre... Ha causato così tanti problemi. Spagna, immagino tutti per andare. Sì, manda il segnale. Adesso bisogna dirgli stimolate. Stimolatelo. Andate. Eccoci qua. Sono loro. Eccoli. Vai. Perfetto. Speriamo che funzioni. Wow. Oh. Cosa sta succedendo? Ancora. Di nuovo. Dannazione. Cosa succede? Attenzione. Cosa fa? Qualcosa non va. Cosa? Cosa? Che succede? Oh. Cosa sta? Sono destabilizzato. Sta andando in arresto, forse. Cosa sta succedendo qui? Oh my god, pare destabilizzato. È tutto destabilizzato. Usciamo, cosa? Oddio. Usciamo dalla memoria, adesso, no. Scappa, cosa? Stai parlando? Aia, potrebbe far male anche a loro.
Corre! Non posso. Non può. Cosa? Se entriamo. Se usciamo adesso, tutto il lavoro verrà resettato. Entra, non c'è. Ok. No, dai, oh. Tu non sei un eroe. Dai, oh, stai con me. Esatto. Cosa se ne vai, mi metteranno in coppia. Non so chi sia. Ma cosa? Ah, pusta, è uno che pusta. Addirittura. Allora. Va bene. Cavolo, raga. Allora, quindi lui si sta stando in arresto praticamente. Non ce la fa più. Se lui muore, c'è il rischio che. Tranquo. Attenzione. Si è stabilizzato, mi sa. Va là. Sa che si è stabilizzato. Dottore? Dottore, scusa. Come è messo? Mi ha iniettato qualcosa, dottore? Sembra vada tutto bene. Dai, madonna. Perfetto. Ok. Ora. Vediamo se siamo qua. Sempre lì nel. Eh sì, tranquillo. Indovina un po'. Madonna, una torta di carote fa schifo. Aspetta. Sei visto che si è stabilizzato tutto? Oh, visto? Siamo vivi. Andiamo, esatto. Dai, diamoci una mossa. Sì, certo, che non avevi intenzione, certo. Ecco, ci sta. Muoviti. Ah, prendi giusto. Il pallone, finalmente. Ci siamo. È giunto il momento. Ragazzi, siamo. Si spera in addirittura d'arrivo. Dall'altra parte almeno, dai, prova. Vai, vai, che se la fa. Eccolo ce il pallone. Ce la fa. Mi sa di sì, bello il Link. Ce l'ha linkato fatto. Bene. Eccolo bella. Qua. Eccoci qua, la fanciullezza. Adesso qui, ci ragazzi, siamo, adesso possiamo dargli l'impulso per desiderare davvero di finire sulla Luna. Perfetto. Allora, ce l'abbiamo fatta. Bisogna adesso inculcargli il desiderio fin da bambino. Benissimo. Ma figo che... Da colorato diventa bianco e nero. In che senso? C'è qualcosa di strano. Spiega cosa, non ho capito. Non importa. Vabbè, allora dai, se parli. Allora, Occio, questa sarà sua madre? Questo è lui? Sì, ma perché lui è trasparente? Non lo so, bene. Boh, suona favoloso. Beh, vicino di casa, Marta sarà no, sua madre, in effetti. A caso. Lascia perdere se vuoi sbagliare, vabbè. Sia? Oh, oh. Cosa può succedere? Cosa? Oh! Oh my god, dobbiamo tornare indietro. Indietro. Perché? Ora, corre, aspetta, cosa succede? Io non capisco cosa sta succedendo. Ma lei è intelligente. Attenzione, sua madre entra in macchina. Sta per investire lo scoiattolo. Può darsi. Ah, ecco la palla. Occio? Che ben versa giorni. No. No, non so. No, non penso. Oh! Te l'ho detto. Ma madre di... Ma che cazzo pensi? Cazzarola. Ma scusa, ma guardare gli specchietti? Deficiente. Guardare gli specchietti, che ti ha dato la patente? Ma gli specchietti. Cavolo. Cos'è successo qua? Ai 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 ai, povero Johnny. Han tirato sotto Johnny. Vabbè, sappiamo che comunque vivrà, cioè non sarà fatto più di tanto male. Che... Tranquilla, però... lei. Oh my god. Non dici niente. Oh my god. Hai appena preso sotto tuo figlio? Si presume. Non dici niente? Non capisco. Cioè, è svenuto? Com'è che possiamo vedere quando. Com'è che possiamo vedere quando lui non l'ha fatto? Sì. Beh, lui è svenuto, quindi non si può ricordare questa Vero. Cosa. Vero, hai ragione. In effetti. Cosa? Non lo è. Non l'hai visto nella sua stanza? Cosa? Johnny dormiva sul lato castello. No! Ha un fratello gemello? Sì, beh. No. Oh my god. Oh man. What the fuck. Joy. Madò. Lo gemello, infatti. Fa stramale. Già perdere un fratello, poi...
Conta che i gemelli avevi i beta blocchi per bloccare questo ricordo, vedi? Cavolo. Probabilmente li hanno somministrati proprio per questo, sì, per infatti, evitargli il trauma. Guarda che questo se un danno del genere a un bambino... Ma no, soprattutto ciao, perché perdere un fratello ovviamente fa malissimo. I gemelli poi hanno un legame particolare. Cioè, sì, per me sì, il legame sì. Si sente di più tra due gemelli. Beh, per carità. Perché comunque vivi e cresci assieme, sì, come altri fratelli, però fin dalla nascita. Sì, quindi dalla nascita, esattamente. È diverso, forse è un legame più profondo, probabilmente. Sua madre non ha preso i beta bloccanti. Avrebbe perso qualche rotella, oddio. No. Oddio. Sì, perché poteva scambiarli, dice lui. Vabbè, muoviamoci. Mi piace qua. Cosa vuoi fare? Cioè, poveretto. Se fosse l'unico ricordo non collegato. Strano, sta piazzando una barriera. Ah, quindi c'è un altro ricordo bloccato. Un altro? Cioè, quanti traumi ha vissuto sto povero ragazzo? Vedi, sì, qui sono tutti e due... Bambinissimi. Bambinissimi, cioè... Dovresti davvero leggere questa serie. Sono il fortissimo dovuto tra libri di fila. Come si chiama? Animorphs. Ah, è un libro che c'era all'inizio. Ma che controllo la mente. Non era il libro di Luna? Cioè di Riva, volevo dire. Sinceramente non... Mi ricordo che era già stato citato durante il gioco questo libro, però... No, Riva non aveva... No, non era quello. Non mi sembra. Ma era strafigo. Poi prendono i laser. Poi prendono i laser. Più. Si trasformano in tigri, poi prendono i laser, così. Va bene. Bisogna capire però... Vedrai Johnny. Johnny è uno scrittore famoso. Poveretto. Più figo di tutti i ragazzi guardando il mio libro gratis. Come case grandissime per me e mamma. Per te ne vaffanculo. I genitori dovranno pagare. Ci sta, è un genio. Grande, è un genio. Per l'altra volta. L'altra volta, aspetta. L'altra volta. Il treno. Ah, se questo qua. Ha dato via il suo premio. Era un barbone. Adesso... È arrabbiato. Johnny è arrabbiato con Johnny. Si è sempre stato preferito. Ecco perché. Ultimo Natale. Anche il trauma, diciamo, di non essere mai stato... Cioè... Il preferito di aver vissuto all'ombra, diciamo, del fratello gemello. Poveretto. Brutta vita. Che differenza fa chi possiede? Tutto quello che è mio è anche tuo. Che carino. Beh, quello è vero, sì. Per carità, fratelli. È vero. Sì, no, sì. Non te ne immagini. Giusto. No. Io ho io e tu hai tu. Era stracarino suo gemello. Andiamo a confondere i vicini. Cosa? Che figata. Comunque, insomma, lui c'era molto legato comunque. Sì, infatti. Sì, mentre piove, forza. Poi, cioè, vivere all'ombra, diciamo, del fratello gemello che comunque adori. E poi perderlo anche, cioè, perché perdere un tragico incidente deve essere una roba pazzesca. Il Vai, treno. Non c'è bisogno di hackerare, secondo me. Diretto, proprio. Vanno diretti. Fruttivendolo. Dove siamo? Siamo c'è ancora il, più indietro. C'è il mondo dietro, c'è l'universo. C'è l'universo, c'è. The Sims, perfetto. Fiera, giusto. Date una mossa, hai rovinato il gioco. No, dai, allora, vediamo un po' cosa c'è di interessante, tipo qua. Frutta fresca, sì. L'anace, pomodoro, un attimo. Pomodori, sì. Le varie... Frutto, vabbè. Pomodori. Ma basta, non dovete chiedere frutti tanto. Okay. E lì sono, eccoli. Qua, guarda, ci sono i Johnny e Joy. Ok. Non voglio costruire il pupazzo, voglio il... È l'ultimo rimasto, scambiare il primo con un orsetto. No, pazzo, no. Voglio il vuole treno. Solo il treno. Deficiente. Dai, non fare scena. È Joy che l'ha vinto. È vero. Perché Joy l'ha vinto.
ti lascerò giocare anche te. Ah, capito, ecco, che cosa è successo. Praticamente li avevamo vinti insieme, però lui si era tenuto il treno. Sì. Insomma, però lui, Joey è sempre stato il preferito della mamma, quindi a lui rode un po' questa cosa. Ma quindi qui è andato semplicemente un'occhiata in giro e continuiamo a seguire loro, dai, vediamo cosa la loro giornata. Molta fortuna nel vostro futuro. Yes. Questo potrebbe diventare un avvocato, questo qua un dottore, è proprio una cartomante proprio inutile. Davvero? Come i biscotti della fortuna. Se vi per la figura se dicevi, ehi, lei investirà suo figlio. Il vostro... Almeno dicevi la verità. Sapevo. Esatto. Infatti è un po' scappadisto, Un po' scappadisto. Dai. Vai. Su. Su. È disabilita mamma. Dove sono? Ah, il faro, bel. Sta a vedere. Che cosa? Cosa fa? Cosa vuole fare? Oh. Lui vola, cioè... Lui può. Anche noi. Wow. Ah, il cielo stellato. Aspetta. Che sia lui che voglia andare su... No. Forse è lui che vuole andare sulla luna. No, perché... No, Johnny, abbiamo bloccato i ricordi, non è possibile. Una bella vista. No, è lui invece, mi sa che adesso... Dici? Sì. Ma se già ne avevano bloccato i ricordi, come faceva lui a sapere... No, era Rive. No, non lo so. Mamma mia. Esatto, idiota. Allora, quindi adesso bisogna capire... Quando la mia nonna mi portava a vedere le stelle. Ci sta? Davvero? No. Bene. Beh, può essere anche fino sentimentale, ragazzo, non solo il pirla. No, è comunque pirla sentimentale. Vabbè, è un pirla sentimentale. Dai. Non è che sia stato fino a tardi. Vabbè, oh, insomma. Anche il nano era scappadizzo, Giusto. Questa è la storia di comunità, deve essere caffè dipendente. Perfetto. Bravo. Ok, adesso però vorrei parlare con Joey, no, non con te. Sei terribile. Lo so. È un peccato, però. Sì. Dai, fammi vedere Joey, perché voglio capire se è lui, è da lui che parte il desiderio della luna. Tutti questi bei ricordi persi e mai ritrovati. E chi lo sa quanti altri ancora. Dai, come hai detto tu, prendi ogni momento per sé. Vai. Attenzione. Deve tigri. Hai detto che c'è. Che cosa? Scusa. Chi c'è? Momentum. Cosa succede? Oddio. È Riva. No. Stai a vedere. È la piccola Riva. Ciao. Ciao. Aspetta. No, dove va? Andare. Dove va? No. No, vabbè, ma sono pirla io, ma è John, non Joy. Esattamente. Li avevo confusi. È Johnny, scusa. Pardon, infatti non capivo. Scusate, ragazzi, ero convinto di seguire Joy, no, non John. Non ha senso. Ma dimmelo, Riva, sei nel mio posto. Il tuo posto. Era strana fin da bambina, Devi dire diverso. Dai, si è anche scusato lui. Vuoi farmi compagnia? No. Sì, che sono quelle delle stelle, scusa. Tu? No. Ale. Adesso guardano le stelle. E qui parte il desiderio, sicuramente. Ci sta. Da parte di entrambi. Almeno adesso è un desiderio. Prima era un desiderio subconscio. Adesso invece è un desiderio conscio. Guardalo. La visione in prima persona. Bellissimo. No, non è vero. Terza persona comunque. Bellissimo. Ehi là. Bellissimo. Bisogna capire chi è che sta parlando. Penso arriva. Così tante luci nel cielo? Sì. No, ok, a posto. È carino. Vedo che questo è il tuo posto. Solo durante la fiera. Non ti piacciono le folle? Non piace a nessuno di... Non te lo... Troll. Tutti mi prendono in giro. Ma no, ma dai, perché?
Dicono che li faccio correre in bagno. Cosa? Ok, va bene. Ah, perché? Beh, il fiume è sembra un po' forzato. Tutti si chiamano John. Sì. Anche in India. Probabilmente sì. Cioè, probabilmente, vedi, probabilmente. Anche in India. Qual è il problema? Cosa si vede nel nome che tutti hanno? È noioso. È noioso, insomma. Sono tutte cose serve. È vero. Non mi dispiacerebbe. Vabbè, tu hai il problema opposto, forse. Hai lo stesso nome che hanno gli altri. Vedi, è il problema opposto. Lui avrebbe lo stesso nome di tutti e lui avrebbe un nome diverso. Come quelle delle luci del cielo. Sono cielo. Tutte uguali. Ecco la luna, ecco la luna. Da moon. Da moon. È vero. Crescono. Ah, non so. Sono grosse sfere di gas. No, ha tutti i torti. Scommetto che se l'hai inventato. Perché sai quello che fanno gli adulti? Si inventano le cose. Oddio. Babbo Natale, filosofo, trombo, canguri. Non hai capito niente. Canguri, ma come? Va bene Babbo Natale con il Pasquale, ma i canguri? Perché i canguri non sono esistono. Veri. I canguri non esistono. Ragazzi, sono una produzione degli illuminati. Hai mai fatto colpa un degli coniglio illuminati. Pasquale con le stelle? Ah, una costellazione. Tantissime cose. Mai provato un coniglio? Forse ecco perché nasce anche l'origami dopo, forse. No. Vuoi che ne faccia uno? Dai, facciamo. Ah, e chi la fa per prima? Adesso alzeranno il dito e inizieranno a... tra 3 secondi. 3, 2, 1 e via! Vista? Eh? Dove? Cosa? Nel cielo. Dove nel cielo? Pensa in grande. Ah, eccola, beh. La sì, luna. Ma non c'entra niente con il... Non so, beh. Aspetta un attimo. La luna! Aspetta un attimo! La vedo! Dai! Che cosa vedi? Ci sono due orecchie e una testa. Lì ci sono due piedi. E la luna! Che cos'è la luna? La luna è la sua grossa pancia tonda. Ma io non... Sì, eccolo! No, ce l'ha fatta. Ma come ha fatto? Beh, lei dopo un secondo vista. Cioè, aspetta. Allora, cosa pensi che siano le stelle? Non l'ha mai detto nessuno. Attenzione, è un segreto che questo. Che fossero dei fari. Ah, ecco la stella del faro. Biglioni di fari. Bloccate le stelle del cielo. Wow! In effetti. Invece no, nessuna confusione. Perché? Posso vederti gli altri fari da fuori, voglio parlare con loro. Ah, giusto. Ma lei è filosofa, è proprio filosofa lei, ecco cosa fanno tutti i fari. A te? Perché? Perché un giorno aiuterò uno di loro. Cioè lei vuole aiutare un faro? Sì. Cosa c'è dentro quel sacchetto? Ah, giusto. In realtà non l'hai vinto tu. Sono troppo impacciato. Va bene. Si può essere bravi in tutto. Una cosa? Me ne vergogno molto. Non so davvero che cosa sia. Ornitorinco. Ecco l'ornitorinco. È l'ornitorinco. Eccolo. Una strana papera. E fagliela vedere. No, dai. È davvero strana. Ah, piacerà a lei sicuro. Ecco, infatti. Ne vuole una anche lei. Oh oh, Johnny. La mamma sta chiamando. Ve la regalo. Puoi tenerla, sapevo. È tua. Certo. Ne posso sempre prendere un'altra, hai ragione. Sono il mio... Sborone. Verrà anche il prossimo anno? Sì. È una cosa stracarina. Sì. Stesso posto, stessa ora. E se ti dimentico ti perdi, ma... Ah, eccola. Allora, tipo, sulla luna, proprio sulla pancia del coniglio. Ecco dove nasce tutto. Ecco perché della luna. Sì. Beh, almeno adesso hanno fatto un grandissimo collegamento. Sì. Cioè, adesso Il filo conduttore è questo. Adesso cioè... ci siamo.
tutto nasce qui. Esattamente. Tutto nasce qui, la loro ci conoscono, la loro conoscenza. Il rapporto, ma è un rapporto subconscio, tra l'altro. Cioè, sì, cioè, lei probabilmente non sapeva neanche che era quel ragazzo che gli ha dato l'ornitorinco, perché lui non sapeva di avergli dato l'ornitorinco. Vero. Capito? Sì. Se si dovessero perdere... Non mi dire che non l'hai visto arrivare. Cosa? Sarebbe arrivata... mamma mia. Aspetta, non ho intenzione di farlo. Cosa? È il nostro... Ah, devi portarlo sulla luna. Oh, aspetta. C'è da fare un qualcosa... Non ho ben capito. Lei ha capito che cosa bisogna fare per farlo, per convincerlo ad andare sulla luna. Ah, cazzo. Deve fare in modo che lui non la riveda più. Perché lui ha detto, se non ci vediamo ci ribecchiamo sulla luna. No. Hai capito? Oh mio Dio. Pazzesco. Con sto dramma ci fermiamo qua, direi. Spero non faccia quello che penso, mio Dio. Ma potrebbe essere. Lei deve fare in modo che lui non veda più lei, che Johnny non veda più Riva. Perché Riva nel momento, perché Johnny nel momento in cui ha detto Riva, se non ci becchiamo l'anno prossimo per un qualsiasi motivo, ci rivediamo sulla luna. Allora non si devono più rivedere. Io spero non arrivi ad un tragico atto lei per non farglielo più rivedere, però non lo so. Ad un tragico atto. Ho capito, un tragico atto. Dicevo, è macchina. Spero non si spinga all'estremo. Adesso non so cosa pensi di fare, però. Vabbè, insomma, dai. Ragazzi, bellissimo. Il finale è imminente. Mamma mia. Quindi, carichi come non mai. Ci si vede al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi.